Benvenuti a TG Sa di venerdì 8 giugno. Giffoni Vallepiana, smantellato la rete di spaccio di marijuana, due arresti. Questa mattina a Giffoni Vallepiana i carabinieri hanno proceduto all'arresto di FL, 34enne residente a Giffoni Vallepiana, e ritenuto responsabile di estorsione aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini permettevano anche di rendere evidente una fiorente attività di spaccio gestita dall'uomo e il complessivo sequestro di 235 grammi di marijuana. Ponte Cagnano, investe con l'auto il cugino al termine di una lite, denunciato. I carabinieri di Battipaglia hanno denunciato per lesioni personali, minaccia grave e ricettazione AA, 33enne, residente a Eboli, località Campolongo, nulla facente. L'uomo, nella tarda serata di ieri, in una zona periferica di Ponte Cagnano, al culmine di una lite per futili motivi, dopo aver minacciato di morte il proprio cugino, IA, 42enne, residente a Ponte Cagnano, lo investiva con la propria autovettura. Ruba scooter a Sapri, arrestato 21enne rumeno. La scorsa notte i carabinieri della compagnia di Sapri hanno tratto in arresto MS, 21enne romeno, responsabile del reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Beccato in flagrante, il rumeno si scagliava contro i militari per evitare di essere identificato e, solo dopo aver opposto una ferma resistenza, veniva tratto in arresto. Alfieri risponde al presidente del Lance: no polemiche, serve sinergia. Durante il mio assessorato alla provincia di Salerno, per ben due volte, fu indetto un bando per la costruzione di una strada di categoria B, mentre l'ANCE propose una strada di categoria C, senza pedaggio, chiedendo un canone annuale, non sostenibile, a carico dell'ente provinciale di 11 milioni di euro. Dall'ANCE, dunque, fu presentato un progetto difforme da quello richiesto dal bando e per questo motivo non poteva essere realizzato. E questa è la risposta del sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, e del presidente dell'ANCE di Salerno, Antonio Lombardi, in merito al potenziamento dell'arteria stradale Battipaglia-Agropoli, con la creazione di una variante alla statale 18. De Luca ospite di 1 mattina, lunedì alle ore 8:30. Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca sarà ospite lunedì mattina alle ore 8:30 del programma 1 mattina in onda in diretta su Rai 1. Il sindaco De Luca sarà intervistato sul tema delle politiche sociali e di solidarietà, prendendo spunto dai risultati eccellenti conseguiti agli asilo nido e dalla Pia Casa di Ricovero. Lavori pubblici. Domenica Baronissi, apertura strada provinciale 335. Domenica 10 giugno alle ore 10:30 nella frazione di Aiello a Baronissi sarà aperta la strada provinciale 335 Aiello Inferiore, Aiello Superiore. Interverranno Giovanni Moscatiello, sindaco di Baronissi, Marcello Feola, assessore ai lavori pubblici della provincia di Salerno e Edmondo Cirilli, presidente della provincia di Salerno. Paganese, seduta mattutina prima della partenza per il ritiro. Proseguono senza sosta gli allenamenti della Paganese in vista della sfida di domenica in Abruzzo contro il Chieti. La truppa a disposizione del tecnico Grassadonia nel pomeriggio di ieri sul manto erboso del Marcello Torre ha provato l'11 anti-Chieti in un match in famiglia a cui hanno preso parte anche alcuni elementi della formazione Beretti. Nella mattinata odierna, infine, seduta di allenamento prima della partenza per il ritiro pre-gara, anticipato così di un giorno. Domani al Passera di Battipaglia, terza edizione di un gol per beneficenza. Andrà in scena domani la terza edizione per un gol di. Domani al Passera di Battipaglia, la terza edizione di un gol per beneficenza. Andrà in scena domani la terza edizione di un gol per beneficenza, lo Stadio Luigi Passera di Battipaglia, con il fischio d'inizio alle ore 18. Si sfideranno la Battipaglia da 87 ad oggi e una formazione all-star. Lo scopo dell'evento è quello di aiutare il reparto di oncologia dell'ospedale di Battipaglia e il costo del biglietto sarà solo di 5 euro. Al Capri, Antonello Altieri Quartet. Trilogia è il titolo della collettiva a cura di Avalon Art, inaugurata domani sera nella sala del Capri Jazz Bar. A seguire la rassegna jazz del Capri Jazz Bar, questa settimana è presente il tenor sassofonista salernitano Antonello Altieri in concerto. Per approfondimenti e altre notizie, consulta le relative sezioni su www.targatosa.it.